Arancione, limitata per il mercato, buona per il commercio. Questi i primi rumors all'indomani del provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio. In Abruzzo, di conseguenza anche a Sulmona, il terzo giorno effettivo di zona arancione. Lancio nel cuore oltre l'ostacolo gli esercenti che si accontentano di questo minimo movimento, mentre per i mercati, con il fatto che non ci si può spostare da un comune all'altro, tutto resta limitato. La parola ai diretti interessati, quindi ai protagonisti. Ripartiti con questa zona arancione. Zona arancione, onestamente io non capisco niente, sta zona arancione, zona rossa, zona gialla. Capisco solo che comunque siamo impallati qua e le persone non si possono muovere. Lavoriamo sul bacino di utenza di Sulmona, insomma, comunque si lavora poco. Si dovrebbe essere un po' più estesa la cosa, dichiarare direttamente zona gialla, perché ne esiste rossa, arancione e gialla, magari non semafori. O rossa o gialla, ci permettete di lavorare pure noi. Noi lavoriamo in piccoli centri come Sulmona, come Scafa, Cefagatti, Chieti, sono piccoli comuni. Cioè abbiamo bisogno, diciamo, di tutto il circondato del mercato. Una volta che voi ci ripete dentro, noi comunque andiamo in affanno per il nostro lavoro. Speriamo che abbiano il buon senso di capire e di un po' allargare questa cosa, di estenderla di più, in modo che le persone si possano muovere e sul mercato li si riprende un'altra volta. Siamo ripartiti innanzitutto con entusiasmo, voglia di lavorare, voglia di accontentare i nostri clienti nelle loro richieste. La situazione è ancora un pochino difficile, confidiamo comunque in un Natale positivo. Devo dire che siamo ripartiti bene, con una bella speranza. La giornata di lunedì è iniziata bene e speriamo che tutta la settimana continui Lento, lento. La gente c'ha paura di uscire. Quindi insomma si fa fatica. Sì, si fa fatica a vendere.